Quanto è stato importante partire con il piede giusto in una piazza che insomma aveva anche questo timore che aleggiava sullo stadio? Io il termine aveva lo eliminerei, perché un pizzico di timore ci deve sempre essere, della situazione di classifica, del momento, particolarmente non bello. Quindi alla fine, se c'hai timore, il timore ti motiva, ti aguzza l'ingegno, ti fa dare qualche cosa di più, e chiaramente domenica era importantissimo cercare di fare i tre punti, perché la squadra, soprattutto alla luce delle ultime due prestazioni dove aveva discretamente giocato e aveva raccolto pochissimo, e anche passando sconfitta su due campi, direi anche in maniera abbastanza inopinata, perché sia a Bergamo che a Pescara, partite perse negli ultimi minuti di gara, lasciano sempre la bocca particolarmente amara. Quindi i tre punti sono serviti quantomeno a ridare un pochino di fiducia più in se stessi, a far sì che la squadra si potesse essere più consapevole delle proprie possibilità, perché siamo in un campionato dove i valori generali si sono direi livellati ancora di più verso il basso, però squadre cuscinetto non esistono più. Quindi è un campionato dove ci sarà da lottare, però è anche vero che il Palermo sarà pronto a lottare. L'obiettivo e l'augurio di tutti noi è di risalire la china per cercare di, come ho detto prima, quando nella conferenza di presentazione, della mia presentazione, qualora ci dovesse essere delle possibilità, noi a gennaio non staremo con le mani in mano, cercheremo di dare un supporto ulteriore alla squadra per fare un campionato all'altezza delle possibilità del Palermo. Buongiorno, Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Lei è da poco meno di una settimana si è insediato. Volevo capire che sensazioni ha trovato entrando in questa società, misurandosi con la struttura societaria, con la squadra. Che sensazioni ha tratto? Intanto mi è rivenuta l'acidità di stomaco, e quello è un buon segno. È un momento di analisi di della struttura, analisi dei conti, analisi un po' di tutta la situazione Palermo, intesa come società. Quindi le sensazioni che ho provato, ma io l'ho detto prima, uno potrà anche faticare a crederci, io non ho mai fatto distinzioni personalmente, io mi sento un terrone, profondamente convinto di essere un terrone, ma proprio di quelli incalliti, e innamorato di questa terra. Ci sono arrivato qua a 18 anni, 40 anni fa, e la amo perché l'ho vissuta, ma non, io non conosco Canicattì per sentito dire, o Vittoria per sentito dire, o Gela per sentito dire, o Caltagirone, o Ragusa,
Io lo conosco perché ci ho vissuto in tutti questi posti, quindi la Sicilia l'ho amata per quello che, e la amo per quello che rappresenta, ma anche per il destino un pochino particolare che abbiamo noi, no? Quindi secondo me io distinzioni non ne ho fatto, so il calore della gente, so l'amore che la gente ha per la propria squadra e credetemi, questo amore lo si vede a Palermo, come lo si vede a Messina, come lo si vede a Ragusa, come lo si vede a Trapani, ad Agrigento. È un fattore caratteristico nostro, no? È un marchio, è un timbro, e difatti io dico sempre che ogni squadra deve essere fortemente radicata nel proprio territorio. Quando questo non c'è, è una struttura per come siamo abituati noi. Quindi uno degli obiettivi che io mi pongo è proprio quello di cercare di far sì che il Palermo si possa radicare nel territorio, possa essere sentito dalla propria gente. Quando io dico vedere la favorita con gli spalti in quel modo è una stretta al cuore, forse perché abituato a vederla piena, no? Ti viene un pochino così di un po' un sussulto, però io sono fiducioso che si riempiranno di nuovo gli spalti e quello deve essere anche uno stimolo per chi rappresenta questa maglia, quindi i calciatori devono avere senso di responsabilità, vanno in campo e devono capire che devono lottare per la propria maglia, per la propria gente. Dal campo si esce solamente con la maglia intrisa di sudore. Io vedere il colore rosa deve diventare quasi rosso dal sudore. Quindi gli obiettivi ce ne abbiamo tanti davanti e secondo me la strada da percorrere è lunga, ma ce l'abbiamo lì davanti e abbiamo soltanto da camminare. Buongiorno ancora. Buongiorno. Gol di Miccoli a parte, cosa le è piaciuto di più della partita di domenica e in cosa può migliorare nell'immediato secondo lei questa squadra? Allora, chiaramente ho visto gli articoli, no? e ho visto giustamente la santificazione di Miccoli. Io ho detto che secondo me quei gesti tecnici che lui ha fatto non mi hanno sorpreso, non mi hanno sorpreso per niente, perché penso che lui ce li abbia nel suo DNA. Sono colpi propri suoi, mi sorprenderei del contrario se lui certe giocate non le facesse. Quello che secondo me la gara perfetta di Miccoli è stato lo spirito di sacrificio con cui ha approcciato la gara, la determinazione, ma non fatta di chiacchiere, fatta di corse, fatta di buttare il cuore nella contesa. Ecco, è stato un trainante in quel senso lì, ma tutta la squadra l'ha secondato. La squadra, mi è piaciuto l'equilibrio che ha dimostrato di avere in campo, tranne in rare circostanze, nelle due fasi, sia quella di possesso che non possesso palla, la squadra non ha mai perso la testa, ripeto, tranne qualche episodio, vedi il gol che è stato un autentico infortunio, e mi piace questo assecondare le direttive del tecnico da parte della squadra. Evidentemente hanno voglia di migliorarsi. Poi, lo dicevamo prima in apertura, il momento negativo, un punto in 5 partite, ti mette dentro anche una certa ansia, una certa paura, no? Il gesto tecnico non ti viene naturale, il gol è una dimostrazione lampante di tutto ciò, quindi con qualche risultato in più aumenta la consapevolezza di se stessi e secondo me migliorerà anche la cifra di gioco.
Paolo Daniele, Corriere dello Sport, buongiorno. Un po' ha già risposto, però io vorrei, tengo a sottolineare questo aspetto. Mi pare che dalle sue prime dichiarazioni, anche quelle per esempio la Radio DJ sabato prima della partita, si sia molto battuto e molto sottolineato sulla necessità di un forte rapporto con la gente, con la tifoseria, con il territorio. Lei saprà, avrà letto, si sarà anche reso conto che questo è uno dei punti che ultimamente il Palermo, la gente, la città rimproverava di più a Zamparini. Dico, è questo uno dei suoi punti focali, quasi più dell'aspetto tecnico, cioè il rivedere la favorita piena, imbandierata o comunque sia un rapporto forte con la propria gente, che è quello che si è sfilacciato negli ultimi tempi? Sì, sicuramente è un caposaldo del mio modo di essere. Io, se qualcuno mi dicesse di barattare qualche punto con il connubio perfetto fra la gente e la squadra, io lo farei senza nessun problema, perché l'ho detto prima.